Salve a tutti, benvenuti a IVSA News. Io sono Lethal Blade Ninja e queste sono le news di oggi. A quanto pare non sta uscendo un solo gioco di Zelda per 3DS, ma ne stanno uscendo due. Due nuovi giochi di Zelda chiamati La Profezia di Fuoco e La Profezia del Ghiaccio. Dovrebbero essere due alternative di un gioco solo, simile ai giochi per Game Boy, Oracles of Ages e Oracles of Seasons. Non so, io sono eccitato. Voi? Beh, sprecate il vostro entusiasmo perché è stato confermato come falso, quindi non arriveranno questi due giochi, o almeno a meno che Nintendo non prenda idea da questa falsa notizia. Se fossero stati veri, probabilmente avrei preso la profezia di ghiaccio e avrei iniziato con un Goron, soprannominato Goronsauro. Goronsauro! Nintendo e Masahiro Sakurai dicono che bisognerà aspettare un bel po' per il nuovo Smash Bros. Io sono abituato ad aspettare, insomma, i tre titoli Smash Bros. Sono sempre stati uno più lontano dal precedente. Quindi sono disposto a aspettare, non vedo l'ora di giocarci con i miei nipotini. La rivista giapponese KoroKoro dice che sarà rivelato un nuovo Pokémon il prossimo mese e probabilmente sarà il Pokémon Keldeo, l'unicorno d'acqua. Anche se è vero che rimangono ancora così all'oscuro sia Meloetta che Ginsect, ma credo che Keldeo abbia la precedenza, anche perché si è parlato di un ruolo di questo Pokémon nel prossimo film. Spirit Camera The Cursed Memoir potrebbe arrivare in Europa. È un gioco per 3DS di genere, potrei dire, horror, basato sulla storia di una bambina che si guarda attorno con una telecamera o una fotocamera. E questo gioco userà la fotocamera del 3DS unita a un libretto con le pagine formate da carte realtà aumentata che prenderanno vita una volta inquadrate col 3DS. È molto simile, se volete, a un altro gioco chiamato Fatal Frame. Potrebbe anche essere lo stesso gioco, ma con un titolo diverso. Promette un'esperienza horror in tre dimensioni. THQ sta lavorando a tre giochi che appariranno su consoles Nintendo. Due di questi usciranno anche per Wii U e uno sarà un'esclusiva. Ora, sappiamo già che THQ porterà Darksiders 2 e Metro Last Light sul Wii U. Ma non so cosa aspettarmi da questi giochi, sinceramente non sono un grande fan di THQ e non so che altri giochi ha fatto, ma magari voi potete dirmi cosa vi aspettate e cosa vorreste che THQ portasse sulla nuova console Nintendo. Kingdom Hearts 3D o Dream Drop Distance avrà un finale non convenzionale per la serie, dicono i creatori a Square Enix, e includerà, come episodi passati della serie, un finale segreto che anticiperà il capitolo conclusivo della serie Kingdom Hearts 3. Uscirà in Giappone il 29 marzo assieme a una console a tema, come accadrà anche per Metal Gear Solid 3. Da ieri sono disponibili due demo sul Nintendo eShop, sul 3DS, due demo gratuiti, Resident Evil Revelation e Cooking Mama 4, o come dicono quando aprite il demo, Cooking Mama 4! Yay! I giochi sono... Verranno scaricati sul menu principale del vostro 3DS e potrete giocarci per 30 volte. Un numero di volte limitato. Io li ho provati, devo dire che Resident Evil Revelation mi ha sorpreso soprattutto a livello grafico e non ho avuto problemi. Non ho avuto per niente problemi a muovermi o a gestire la telecamera, insomma. È un. Per quello che so, poco che so di Resident Evil, è un gioco con i controlli classici di Resident Evil. Cooking Mama 4 è anche abbastanza divertente per quello che è, mi sono divertito a giocarci così un po'. Vorrei sapere opinioni da voi se così andate a scaricarli, visto che sono gratuiti, e provateli. Un sacco di nuove informazioni per Kid Icarus Uprising. Ci sono nuove informazioni soprattutto su una modalità chiamata Calderone del Demone, sto traducendo alla lettera. È una funzione che permette di aumentare o diminuire l'intensità di gioco, intensità nel senso di difficoltà, suppongo, da un minimo di 0.0 a un massimo di 9.0, aumentando di 0 e 1 ogni volta. Quindi ci sono in sé 90 livelli di difficoltà, che non è poco.
E per aumentare questo livello bisogna scommettere, per così dire, cuori, che sono il denaro di questo gioco, per così dire. Più aumenta l'intensità, più il gioco è difficile e più cuori e oggetti si otterranno dai nemici. Naturalmente, se si muore a una certa intensità, si perderanno i cuori scommessi. Si parla poi di 9 classi di armi a corto e a lungo raggio, tra cui archi, artigli, mazze e delle specie di pistole. E ci saranno anche alcuni veicoli, fra cui una sorta di carro armato chiamato Exotank, che può sparare i nemici o impalarli con una spina che ha sulla parte anteriore. Questo sembra interessante, ma occhio, ricordati cosa ho detto l'ultima volta sui veicoli, chi dica lo surprising, eh? Queste sono tutte le news, possono sembrare poche rispetto a settimana scorsa. Un paio di cose. Ho visto che nelle passate due edizioni di ESA News mi avete chiesto spesso parla di questo, parla di quello. Allora, io parlerò soltanto delle news che sono emerse durante la settimana. Non riprenderò vecchie news per reintegrarle nel notiziario, per così dire. Quindi non chiedetemi di parlare di una cosa, vi parlerò solo delle news che mi sembrano interessanti e importanti. E vorrei parlare di una piccola nuova sezione qua alla fine dell'episodio, in cui vi metterò dei link a diversi video che sono emersi durante la settimana. Poi proprio questa settimana ho un breve video di gameplay di Kingdom Hearts 3D, un trailer di Kid Icarus Uprising con anche un po' di gameplay, i tre tech demo del Wii, ossia Battle Me, Chase Me e il tech demo che mostra, insomma, di The Legend of Zelda. Non è un gioco, è solo un demo che mostra la potenzialità grafica della console, e Darksiders 2. Oh, e dimenticavo anche un trailer di Pokémon più Nobunaga's Ambition. Bene. Questo è tutto ragazzi, grazie per aver ascoltato questa edizione di ESA News, ci vediamo settimana prossima, buonanotte, bye!